Cari amici di TV7, oggi affrontiamo alcune tematiche che abbiamo toccato nelle puntate precedenti, dopo che specialmente nell'ultima puntata abbiamo salutato con grande affetto e stima i due prefetti Gabrielli e Giannini per i loro incarichi nell'ambito della struttura dei servizi segreti e della Polizia di Stato. Possiamo parlare oggi di un rapporto, di un report molto interessante. Qui abbiamo fatto cenno nelle ultime puntate, organizzato, strutturato dai servizi di sicurezza italiana, AISI, AISE, DIS e altro, dove vengono evidenziate alcune peculiarità, alcuni rischi e alcune problematiche che vanno a toccare quanto concerne la sicurezza della Repubblica Italiana. Difficile poter affrontare il tutto in maniera analitica, schematica al tempo stesso, se vogliamo anche articolata. Possiamo dire che in particolare viene evidenziato innanzitutto un rischio particolare che sta provenendo dal, secondo alcune segnalazioni di livello elevato ovviamente, che sta provenendo dall'area dei Balcani in relazione al fondamentalismo religioso islamico. Caso e che va tenuto sott'occhio, sotto osservazione per evitare rischi particolari. Però detto questo possiamo segnalare nell'ambito di questo report alcune questioni particolari. Abbiamo già parlato di sicurezza cibernetica, di virus informatici specifici finalizzati a far saltare delle connessioni, ma anche a entrare maggiormente, magari anche tramite delle fake news, delle controinformazioni o altro, cercando di influenzare l'opinione pubblica e i processi decisionali nazionali, ma anche a danneggiare aspetti economici del nostro paese. I cosiddetti malicious software, Cosa possiamo anche aggiungere? Possiamo dire che l'accessibilità ormai è veramente esorbitante di questi sistemi, permette la possibilità di entrare un po' troppo facilmente nell'ambito dei servizi informatici, di ministeri, realtà legate alla pubblica amministrazione, elementi connessi alle istituzioni, dall'amministrazione locale fino a quelle più complesse, quelle più legate al governo. In tutto questo proprio si vuole a questo punto dare una svolta particolare per cui i servizi possano entrare in una garantire una maggiore sicurezza generale proprio in relazione a normative sulla sicurezza cibernetica che possono dare per il futuro delle garanzie sempre maggiori. Buonasera.